bentornati in questo nuovo video. Oggi un video un pochino diverso dal solito, un video un po' chiacchiericcio dove risponderò ad alcune domande che mi avete fatto su Instagram. In realtà avevo già girato questo video, ho parlato per un'ora, ma poi editando il video mi sono resa conto che l'audio non si sentiva benissimo, non si vedeva benissimo perché era buio, poi fuori pioveva, si sentiva il rumore della pioggia, vabbè. Quindi ho deciso di registrare di nuovo questo video. Un po' di giorni fa su Instagram mi avete fatto tantissime domande sulla convivenza, perché appunto avevo messo il box delle domande in una storia dicendo che poi avrei risposto attraverso un video su YouTube. Quindi niente, ho salvato tutte le vostre domande e adesso rispondo in questo video. Quindi tutte queste domande a cui io risponderò saranno in tema convivenza e casa. Ho selezionato circa una ventina di domande, perché le domande erano tantissime, tante erano comunque simili fra loro, quindi ho selezionato alcune domande. Quindi direi di iniziare. Partiamo dalla prima domanda. La difficoltà più grande in generale da affrontare quando si vive da soli o con il partner? Allora, ovviamente la difficoltà... Io risponderò a tutte queste domande, ma è tutto un secondo me, quindi il mio parere è in base a quello che sto vivendo io. Sicuramente la difficoltà più grande, più che difficoltà, la responsabilità, perché andare a vivere da soli o comunque con un'altra persona comporta ad avere molte più responsabilità, avere più pensieri. Dobbiamo pensare comunque a tutto noi, pagare le bollette, pagare il mutuo, l'affitto, cercare di far quadrare conti, comunque avere molte più responsabilità, quindi ecco, questa secondo me è la prima cosa. Poi, qual è l'età giusta secondo te? Allora, secondo me non c'è un'età precisa per andare a convivere o per creare famiglia. Mi collego anche ad un'altra domanda, così rispondo a tutte e due. Semplicemente quando te lo senti. C'è chi preferisce prima divertirsi e poi dopo creare famiglia, invece chi desidera subito avere una famiglia, lì ecco, lì poi dipende un po' da come siamo fatti. Ecco, io penso che quando te lo senti dal cuore lo fai e basta. Secondo me c'è proprio quel momento in cui desideri proprio, in questo caso vabbè, andare a convivere o comunque crescere e cambiare, ecco, in un certo senso. Quindi secondo me quando te lo senti dal cuore, semplicemente. A che età sei andata a convivere con Omar? Avevo quasi 20 anni. Quali sono i pro e i contro? I pro sicuramente, per quanto mi riguarda, il fatto di avere la tua privacy. Per quanto i miei genitori non sono mai stati invadenti, non sono mai stati, come posso dire, mi hanno sempre comunque lasciato i miei spazi, però quando è casa tua è un'altra cosa ovviamente, hai la tua privacy. Poi ti crei comunque la tua routine, i tuoi orari, quindi ecco un po' questo, un po' tutto l'insieme. I contro sicuramente, almeno all'inizio, affrontare comunque il cambiamento, quindi mi ricollego alla prima domanda, avere molte più responsabilità, dover pensare a tutto noi, mentre magari quando si è in casa con i genitori, sono un po' i genitori a pensare a tutto, a pensare alla casa, alle bollette, a pensare a tutto quanto. Quando vai a convivere o comunque quando vai a vivere da sola, le responsabilità aumentano. Aumentano magari i problemi, aumentano i pensieri. Ti sei mai pentita della tua scelta? No, assolutamente no. Cioè i miei genitori mi hanno sempre detto qualsiasi cosa succeda, se dovesse comunque andare male, c'è sempre qua la tua camera che ti aspetta, mi hanno sempre detto. Però ad oggi, che è da 6 anni che non sono più a casa con i miei, forse non riuscirei più a vivere con i miei genitori, nonostante loro siano veramente due persone, cioè, fantastiche. Questa è proprio una cosa mia. Ormai, come ho detto prima, mi sono abituata alla mia routine. Cioè, non riuscirei più ad andare a vivere con i miei genitori. Quindi no, non mi sono pentita assolutamente e lo rifarei. Poi, prossima domanda. Tua suocera è invadente? No, assolutamente no. Mi reputo molto molto fortunata, perché so che non è per tutte così, perché a volte mi scrivete dei messaggi anche in privato, o è capitato sotto alcuni video dove mi scrivete delle cose veramente allucinanti. Ma io mi reputo veramente fortunata, perché non è assolutamente invadente, anzi
a volte ha timore quasi di telefonarmi per paura di disturbare. Prima di venirci a trovare ci telefona sempre per sapere se abbiamo degli impegni, se siamo a casa, quindi assolutamente no. Non è invadente, ma questo vale anche per i miei genitori. Non sono invadenti né i miei e né i suoi. E questa cosa secondo me è molto importante. Com'è stato passare dallo stare tranquilla in casa con i tuoi a doverti occupare di tutto tu? Ovvio, all'inizio comunque ti senti un attimino spaesata perché devi comunque abituarti alla nuova, tra virgolette, alla tua nuova vita, tra virgolette. Però io non ho trovato tutte queste differenze, ma perché quello che faccio io adesso che vivo con Omar lo facevo già prima a casa dei miei. Mi sono sempre data da fare, nel senso che quando c'era... se dovevo pulire, pulivo, se dovevo cucinare, cucinavo, anzi mi ricordo che quando i miei tornavano a casa tardi la sera da lavoro, a volte, non sempre, però a volte facevo trovare la cena pronta o il pranzo pronto. Ovvio, prima sì, aiutavo i miei, mi davo comunque sempre da fare, però le bollette, le spese, ecco, le gestivano ovviamente i miei genitori. Invece poi una volta che hai casa tua, sei tu che ti devi... poi preoccupare delle spese, della casa e di tutto il resto. Ecco, forse devo ringraziare i miei perché mi hanno sempre abituata a far tutto, a non stare mai a dormire dal mattino alla sera o comunque a stare lì con le mani in mano. E quindi poi quando ho deciso di andare a convivere mi sono trovata comunque già un pochino pronta, come posso dire, non mi sono trovata spaesata, mi sono già trovata un pochino avvantaggiata, ecco, diciamo così. Ciao Nicole, in che modo hai detto ai tuoi che stavi andando a convivere? Io ho sempre avuto un bel dialogo con i miei genitori, quindi semplicemente ho detto, secondo me Omar è la persona giusta e quindi voglio andare a convivere. Io e Omar siamo tornati dalla nostra vacanza, una vacanza da soli, quindi non c'erano amici, non c'erano parenti, non c'era nessuno. E una volta tornati da questa vacanza abbiamo proprio sentito il bisogno di stare insieme. E quindi, tornati dalla vacanza, niente, abbiamo deciso di andare a convivere, l'abbiamo detto alle nostre famiglie, semplicemente è andata così. Ipotizzando di cambiare casa, quale tipologia ti piacerebbe e ti piacerebbe vivere in campagna? Allora, diciamo che non abbiamo ancora le idee ben chiare, nel senso che non sappiamo ancora bene ciò che vogliamo, nel senso che Omar vorrebbe un giardino, ma anche io, però... A tratti mi piacerebbe avere una casa per i fatti miei, ma in altri momenti invece mi piacerebbe stare, per esempio, come sono adesso, quindi in un contesto di poche famiglie, quindi non in un condominio vero e proprio, ma neanche, ecco, in una casa da sola. Quindi siamo un attimino così, non sappiamo ancora bene ciò che vogliamo. Ti piacerebbe vivere in campagna? Sì, mi piacerebbe perché a me piace comunque la tranquillità, ma... Come sono adesso, ecco, per me come sono adesso va benissimo perché sono comunque in una zona tranquilla, però con la macchina un minuto e sono in centro, posso anche comunque arrivarci a piedi se voglio rifarmi una camminata, quindi non sono proprio, ecco, spaesata. Sono in una zona tranquilla, però ho comunque tutto vicino, quindi ecco così, sì. Ti piacerebbe acquistare casa o non è nei tuoi progetti? Sì, è nei nostri progetti. Ed è nei nostri progetti già da un bel po', però come tutti sappiamo non è semplice comprare casa, soprattutto se vuoi fare tutto da solo. Non è semplice comprare casa, assolutamente, soprattutto quando non hai un lavoro fisso, quando non hai un bel contratto e una serie di cose. E quindi a volte bisogna sempre chiedere aiuto agli altri. Ora, in realtà noi dovevamo acquistare questa casa. Siamo in affitto, perché spesso mi viene chiesta questa domanda: la casa è tua e sei in affitto? No, noi siamo in affitto. All'inizio ci siamo detti: proviamo, se poi ci troviamo bene, siccome c'era anche la possibilità di acquistare questa casa, magari poi la compriamo più avanti. Però vivendo questa casa, so che molti di voi piace questa casa e anche a noi, per carità, però per comprarla non siamo del tutto convinti, perché non l'ho mai detto nei video, perché spesso mi viene fatta questa domanda, non l'ho mai detto per rispetto dei padroni di casa, che comunque si sono sempre comportati bene con noi, quindi non mi va a me nei video di screditare la casa o comunque di trovare mille difetti, ma semplicemente non è adatta alle nostre esigenze, perché ci sarebbero tanti lavori da fare per farla diventare come desideriamo noi. Io non ho mai fatto un home tour, quindi
se seguite tutti i vlog forse riuscite a capire più o meno, però non avendo fatto un home tour non riuscite a capire appieno magari quello che sto dicendo. È una casa che non è una piccola casa, però è disposta male, perché c'è una stanza sotto dove noi adesso abbiamo la camera da letto e poi c'è una stanza al piano di sopra dove io adesso ho creato il mio angolo studio, diciamo. Il problema è, in tre ci stai benissimo in questa casa, perché non è che è un buco di casa, però se un domani decidessimo di avere un bambino, io mi ritroverei con una stanza sotto e una stanza al piano di sopra. Quindi capite che diventa un po' difficile, perché voi dormite sotto, il vostro figlio piccolino lo lasciate dormire sopra, o viceversa, ci sarebbero dei lavoretti da fare. Però nei video non è che si può dire tutto, si può dire ogni minimo dettaglio. Per noi non ne vale la pena fare dei lavori costosi in questa casa, sapendo che tanto non verrà magari come la desideriamo. Quindi non avrebbe senso per noi investire dei soldi in questa casa. La mia paura è fare delle modifiche, fare dei lavori e poi non avere comunque quello che cerchiamo, ecco, in poche parole. Questo è, ecco, diciamo così. Perché spesso nei video mi viene chiesto, ma perché non comprate quella? È bellissima, sì, è una bellissima casa. E non mi piace neanche disprezzarla. Per essere una casa in affitto è troppo, perché case in affitto così ce ne sono veramente, veramente poche. Però quando quella devi comprare, devi essere sicuro al 100%, perché lì quando la compri poi devi essere veramente sicuro. Questa cosa di avere comunque le due camere, una sopra e una sotto, non mi piace, ecco. Io spero di essermi spiegata bene. Com'è cambiato il rapporto negli anni con Omar? Allora, com'è cambiato? Sicuramente in meglio. Dico in meglio perché quando noi ci siamo conosciuti, io e Omar siamo insieme da quasi 9 anni e all'inizio litigavamo in continuazione perché eravamo veramente tanto gelosi, sia io di lui che lui di me. E non era una gelosia comunque bella, sana, perché comunque ci faceva litigare sempre e ti vivevi male il rapporto, però ovviamente eravamo anche più giovani, eravamo più piccoli, quindi ci sta all'inizio. Ecco, adesso non vai magari più a bisticciare per le cose per cui bisticciavi quando avevi 17-18 anni. Quindi è cambiato sicuramente in meglio, perché prima la gelosia ci faceva veramente vivere male il rapporto, non lo vivevamo al 100% perché passavamo più tempo forse a bisticciare che altro, poi per cavolate alla fine. E quindi ad oggi posso dire che sì, è cambiato in meglio, ecco. Avete in mente di avere bambini? Sì. La domanda che mi fate spesso. Allora, altra domanda. Come vi organizzate per avere i vostri spazi, per vedere amici e amiche? Devo bere. Allora, a differenza appunto di tanti anni fa, siamo molto liberi, nel senso che ci piace ogni tanto ritagliarci del tempo per noi, nel senso che se io, non so, una sera vado a mangiare una pizza con un'amica o vado a casa di una mia amica, ecco, magari Omar quella sera si organizza con i suoi amici e si passa, non so, la serata, si mangia una pizza, si guarda la partita con i suoi amici. Anzi, ogni tanto sono io che dico, prenditi quella serata per te. Conosco comunque coppie che fanno tutto insieme, ma quello anche io, Omar, facciamo sempre tutto insieme. Però secondo me a volte è giusto prendersi del tempo per stare con un'amica o per stare con un amico. Quindi ecco, ci organizziamo così. Se Omar la prossima settimana vado a casa di un mio amico, ci vediamo la partita insieme, io magari in quella serata in cui lui magari non c'è, mi vedo con una mia amica, magari mi vado a mangiare una pizza con una mia amica, ecco, semplicemente così. Altra domanda. Il tuo compagno ti aiuta nelle faccende di casa o preferisci far tutto da sola? Allora, sì, mi aiuta nelle faccende di casa, mi aiuta nelle piccole cose di tutti i giorni, non so, per esempio la sera ceniamo, lui sparecchia, io intanto metto il lavastoviglie, io pulisco la cucina, lui magari intanto mi passa l'aspirapolvere in giro per casa. Ecco, ci aiutiamo così, con le piccole cose di tutti i giorni. Però ecco, non si mette a smontarmi in mezzo a casa, si mette a pulire chissà che cosa, però mi aiuta. E preferisci far tutto da sola? Sì, a volte preferisco far tutto da sola, ma non per cattiveria, perché a volte mi ritrovo magari a fare le cose due volte e quindi dico lo faccio io, così lo faccio una volta sola e non faccio doppio lavoro. Abbiamo quasi finito, eh? Litigate serie? Se sì, come le affrontate? Avete mai preso pause? Litigate serie? All'inizio erano solo litigate per cavolate. Adesso serie...
litigate normali, ecco. Abbiamo due caratteri molto molto forti e siamo un pochino orgogliosi tutte e due, quindi a volte quando litighiamo, magari anche per cavolate, sembra quasi di fare una gara, no? A chi, come posso dire, a chi rimane di più arrabbiato. Come le affrontiamo? Ecco, nel momento magari bisticciamo, anche se non siamo una coppia che cioè, si mette a gridare. Mi ricordo dove abitavo prima che c'era una coppia che abitava davanti a noi che quando litigavano veramente si sentiva tutto. Sembrava quasi di essere lì con loro, volavano piatti, volavano cose. No, non siamo una coppia che... Non siamo una coppia che fa chissà che cosa, che si mette a gridare, che non siamo a quei livelli. Noi magari poi non ci parliamo, poi dopo due orette poi magari passa tutto e magari lui che viene da me oppure sono io che vado da lui, va a finire sempre così. Però avete mai preso pause? No. No, infatti tanti mi dicono, ma siete insieme da così tanti anni, ma vi siete mai lasciati? Mai, non ci siamo mai lasciati. Io sono del parere, o siamo insieme o non siamo insieme. Ecco, non abbiamo mai fatto pause e a me non piacciono le pause, vi dico la verità, quindi non sono da pause. Ecco, quando avete deciso di andare a convivere? Come ho detto prima, tornati dalla vacanza, quindi siamo tornati dalla vacanza, una vacanza dove eravamo solo io e lui da soli, senza amici, parenti, nessuno. Da lì, una volta tornati, abbiamo subito deciso insieme di andare a convivere. Hai un budget stabilito per le varie spese? Io non riesco ad organizzarmi. Questa qua è l'ultima domanda. Allora, ovviamente sì, ho un budget, nel senso che adesso parlo sia per me che per Omar, perché appunto penso sia riferito a tutte e due, poi non so. Abbiamo sempre pagato tutto insieme, nel senso non abbiamo mai fatto divisioni, nel senso quello è tuo, quello è mio. Ci sono delle cose che paga Omar, delle cose che pago io, però... Però non è che quello che è mio è solo mio, quello che è di Omar è solo di Omar. Ci siamo sempre detti che comunque è tutto nostro, in poche parole. Però, siccome comunque lui lavora e io, beh, io adesso sono a casa ma ho sempre lavorato, quindi non so, arriva lo stipendio, non so, con quello pago l'affitto, con l'altro pago la bolletta, con l'altro pago, non so, tutte le altre spese che ci sono, non solo in una casa ma anche al di fuori della casa. E poi mi do un budget da spendere per i cavoli miei, nel senso che giusto anche togliersi ogni tanto qualche sfizio. Quando possiamo cerchiamo sempre di mettere comunque qualcosa da parte, però ogni mese quando, non so, arriva lo stipendio, per esempio, adesso io parlo per me, mi do un budget, nel senso questo mese ho pagato quello, ho pagato l'altro, riesco a spendermi, non so, per esempio 100 euro, quindi mi tengo quel budget di 100 euro e me li spendo per me. E la stessa cosa fa Omar, quindi sono mesi che posso spendere di più, mesi che posso spendere di meno, ecco, lì dipende un po' dalle spese che poi ho in quel periodo, in quel mese. Io non riesco ad organizzarmi. Io allora prima mi ritrovavo praticamente che appena prendevo lo stipendio non mi rimaneva più un euro. Fai quello, fai l'altro, ho fatto male i conti, ho speso troppo e ho finito il mio budget. Invece adesso, quando mi arriva solo lo stipendio, mi do proprio un budget. Prima guardo tutte le cose che devo pagare, ciò che rimane, che se riesco a mettere qualcosa via, e poi in base a quello poi questo qua me lo posso spendere nell'arco del mese, per esempio. Non so, per esempio c'è stato il mese in cui ho comprato i mobili qua da mettere nello studio, diciamo, la toiletta, la cassettiera, quindi mi sono detta questo mese ho comprato questo e basta. Il prossimo mese poi, non so, il prossimo mese compro il kit di passione unghie, il prossimo mese compro ecco, così. Poi oltre questo, come tutti sapete, è inutile stare lì a girarci intorno, YouTube comunque mi dà un piccolo guadagno, con quello non ci potrei vivere, quindi non è che posso basarmi su quello per pagarmi le bollette o pagarmi le cose, perché non potrei, dico adesso, poi se un futuro riuscirò a vivere solo di questo, ben venga, ma adesso non penso proprio. Però ho comunque una piccola entrata, ecco, qui con l'entrata di YouTube comunque pago le cose per il canale, la musica che pago, alcuni programmi che uso per editare, comunque una serie di cose, e poi ho comunque qualcosina in più da spendermi.
quindi qualche sfizio me lo tolgo anche così. Basta ragazze, non ci sono più domande, ho risposto a tutte le vostre domande. Non sono abituata a parlare di me e sapete benissimo che non amo parlare di me, infatti nei video non parlo mai delle cose private, ormai sapete un po' come sono fatta, però siccome le domande in tema convivenza sono sempre tante, mi chiedete anche a volte anche dei consigli, niente, ho deciso poi alla fine di pubblicare questo video. Ma ripeto, non sono abituata a parlare di me o di queste cose, quindi niente, fatemi sapere se volete magari altri video di questo genere, video chiacchiericci, se vi piacciono, se avete delle domande, se avete un tema su cui parlare, non so, fatemi sapere voi attraverso i commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un pochino di compagnia. Comunque vi ringrazio per aver guardato questo video, vi mando un bacione grandissimo e noi ci vediamo al prossimo video.